Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va? Come state? Mi auguro ovviamente che state bene, mi auguro ovviamente che stiate passando delle belle giornate. Ragazzi, io volevo parlarvi di una situazione un po' diversa che negli ultimi giorni si è evoluta in maniera, diciamo, un po' strana, oserei dire. Allora, diciamo che all'interno di questo periodo di tempo molte delle personalità all'interno ovviamente del mercato sono sempre molto attive, ci si incontra, ci si parla, eccetera eccetera, però si parla anche con dei soggetti che tu conosci perché sono all'interno della tua squadra, in particolar modo con degli agenti. E negli scorsi giorni la Juventus ha convocato gli agenti di un giocatore della Juve e li ha messi al corrente di una strategia per il proprio assistito e cerchiamo di capire un pochino quello che c'è. Prima di iniziare, come al solito ragazzi, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, mettere like al video e attivare la solita campanellina delle notifiche. Mi raccomando ragazzi a questa cosa perché è molto importante. Se non attivate la campanella non ricevete i video. Molto semplicemente non ricevete i video. Cosa importante, ovviamente oltre a questa cosa qui, in descrizione trovate OneFootball, che è l'app ovviamente numero uno dedicata al calcio. Ribadisco, l'app numero uno dedicata al calcio, è gratis ragazzi, e quindi andate lì e poi trovate i miei social, quindi se vi va venite a trovare sui social network. Allora, alla Continassa, ufficio di Cherubini, ufficio di Arriva Bene, ufficio dei nostri dirigenti, Torino, Italia, si sono presentati i rappresentanti del brasiliano più ambito al mondo, ovviamente sto scherzando, di Caio Jorge. Caio Jorge è purtroppo fuori per infortunio da un po' di tempo. Questo ragazzo è stato anche un po' tormentato, perché comunque è arrivato qui praticamente, insomma, con un'operazione di mercato molto particolare. È arrivato qui, ha giocato qualche gara, qualcuno lo aveva già cominciato a criticare. Ad un certo punto si è fatto male in una partita e quindi è stato fuori per tutta la stagione. Al momento non ha ancora recuperato, quindi ha problemi ancora. Però si capisce bene che entro l'inizio della nuova stagione questo ragazzo sarà pronto. Il discorso è, i medici, quando hanno parlato con la Juventus, hanno detto alla Juventus non puoi prendere Caio Jorge e farlo giocare subito. Cioè serve un momento in cui Caio Jorge, anche se ha recuperato, deve comunque stare attento. Perché basta un qualcosa che non va, ragazzi, e c'è ancora pericolo di infortunarsi. Quindi bisogna stare calmi, innanzitutto. Però anche quando sarà ripreso, gli hanno detto alla Juventus, il ragazzo ha bisogno di, uno, giocare, quindi un minutaggio alto, affinché questo ragazzo recuperi le facoltà fisiche. Due, ha bisogno di un'intensità bassa. Cioè di un qualcosa che non vada subito a lanciarlo all'interno di un contesto ipercompetitivo. Serve un ritmo un po' più basso. Quindi la Juventus, palesandosi su questo, ha contattato gli agenti di Caio Jorge e ha detto guardate, noi siamo intenzionati a mandare Caio Jorge in prestito per un anno. Perché questo ci è stato detto, abbiamo bisogno di una squadra che comunque questo ragazzo lo prenda e lo faccia giocare, ma comunque a livelli più bassi. Non abbiamo bisogno di una squadra che lo lanci, abbiamo bisogno di qualcuno che gli dia minuti, di qualcuno che lo faccia giocare, ma che comunque lo faccia giocare gestendolo. Ovviamente qui minutaggio fra Vlahovic e giocatori tipo Chiesa che rientrerà, coloro che arriveranno, più il vice Vlahovic, ne avrà poco. In più il contesto Juve è un contesto in cui si tenderà comunque ad alzare il livello, quindi una serie di situazioni che portano Caio Jorge a comunque ragazzi giocare in un determinato modo. Io ritengo che questo giocatore sia un buon talento. Io credo di essere abbastanza chiaro quando mi espongo sui talenti. Quando l'anno scorso Caio Jorge è arrivato qui, noi abbiamo detto e non è un fenomeno. Cioè, le persone che prendono Caio Jorge e lo paragonano a Neymar, nonostante siano completamente due elementi diversi, mi innervosivano nelle dichiarazioni perché voleva dire non aver visto niente di Caio Jorge, non essersi interessati a Caio Jorge, non aver visto neanche la differenza,
pressare questo ragazzo e rovinare la Juve. Le aspettative vanno bene, ma solo se sono in linea con quelle che questo ragazzo è. È un ragazzo che ha segnato una trentina di gol da professionista con la maglia del Santos. È arrivato qui quasi a parametro zero. Non è detto che sia un fenomeno. E infatti, durante le prime uscite di Raiola abbiamo visto belle cose, ma purtroppo doveva ancora ambientarsi. Tutto questo devi aggiungere anche problemi relativi alla lingua. Lui insomma ha avuto problemi culturali, non tanto culturali, sai, però culturali intendo come linguistici, quindi problemi nel farsi. Lui capisce tutto quello che gli viene detto, però insomma, alcune volte va a tentoni, quindi deve migliorare, eccetera, eccetera. Quindi la Juventus ha ricevuto delle offerte per Caio Jorge, in particolar modo sono 5 offerte per Caio Jorge. Io in realtà vi presento solo quelle sicure perché anziché dirvele tutte, sulle altre non ho riscontri, quindi non ho dato peso sinceramente a questa cosa, mentre ho riscontro su alcune. La prima cosa su cui ho riscontro è la Cremonese. La Cremonese, dopo aver preso già Fagioli, ha voluto, vuole ripetere quello che si è fatto con Fagioli con questo ragazzo. Quindi la Cremonese ha chiamato la Juve e ha detto: guarda, noi saremmo interessati a prendere in prestito Caio Jorge. Noi siamo una squadra, insomma, nuova, siamo piccolini, non abbiamo grandissimi attaccanti, lui può giocare, se ce lo dai, ci fai piacere. La Juve dice va bene, bisogna vedere la disponibilità degli agenti di Caio Jorge. Il prestito è secco, almeno adesso, quindi non c'è modo di riscattarlo. Alla Juve serve Caio Jorge. Serve il prestito per cercare di far sì che il fisico di Caio Jorge ritorni a buoni livelli. Quando il fisico di Caio Jorge sarà tornato a buoni livelli, allora si potrà capire se questo ragazzo è da Juventus o non è da Juventus. E questo è chiaro. Seconda offerta molto importante che oserei dire alza un po' il livello ed è quella, ovviamente, ragazzi, di una squadra che mi ha stupito, che è il Sassuolo. Carnevali è particolarmente innamorato di Caio Jorge. Il problema di Carnevali è che non offre garanzie di impiego. Cioè, quando la Juventus è andata a parlare con Carnevali e Carnevali ha detto: guarda, che noi siamo interessati a Caio Jorge, la Juve ha detto: ok, ma ce lo dai, ce lo fai giocare. Cioè, nel senso, io te lo do, però non lo devi far giocare. E Carnevali ha detto: io non ti posso dire oggi che lui giocherà, perché lì davanti ci sono giocatori importanti. Quindi non sappiamo se questo giocatore potrà al Sassuolo provare a giocare, riuscire a giocare, perché oggi, ragazzi, questo è. Cioè, lui parte dietro a tutti i giocatori del Sassuolo. E quindi la Juve ha detto: allora, se tu non mi dici che il giocatore può giocare, è inutile che io te lo do, nel senso che i medici ci hanno detto fatelo giocare in maniera continuativa, non in maniera intensa, ma in maniera continuativa, cioè vuol dire che deve avere un buon impiego, quindi è inutile che te lo mando, lo metti in panchina, no, non mi serve letteralmente a nulla. E poi c'è la terza offerta, che è un'offerta, oserei dire, insomma, abbastanza intrigante. Io vado a leggere anche quelle che sono le dinamiche perché ho saputo da questo, insomma, ho saputo di recente che questa offerta cambia un po' rispetto alle altre. Ti vado subito a prendere squadra e offerta varia. E voglio parlare ovviamente di una squadra che attualmente, vi devo dire, mi ha veramente stupito, perché ho detto: ma com'è possibile? Nel senso, mi sono messo a pensare, ho detto: la Cremonese è una squadra che alla fine c'ha bisogno di talenti del genere. Il Sassuolo già stiamo alzando un pochino il livello, no? Perché comunque stiamo alzando un pochino il livello. La terza squadra è una squadra che quest'anno in realtà non gioca in Serie A, ma gioca in B, che è il Venezia. Il Venezia mi ha stupito perché il Venezia lì davanti aveva raggiunto un equilibrio che però quest'anno potrebbe non esserci. Il Venezia vuole Caio Jorge, ma il Venezia dice: se noi prendiamo Caio Jorge vorremmo poter avere l'opportunità di avere una sorta di tutela. Cioè, noi ovviamente vogliamo anche fare prestito oneroso, pochissimo, si sta parlando di 200-300 mila euro, giusto simbolicamente, ma comunque
ci devi far capire se c'è l'opportunità che Caio Jorge diventi nostro. E la Juve ha detto no. La Juve ha detto no. Perché la Juve ha detto, guarda, l'idea è quello prima di avere un'idea su quello che lui sa fare. Poi avere un'idea su quello che può servire. Perché se Caio Jorge va in prestito per un anno, in prestito secco, e fa una stagione clamorosa, la Juve lo riprende. Al contrario, lo vende. Semplice. Non vuole inserire riscatti. Non vuole inserire soldi. Il prestito deve essere secco. E deve avere garanzie a livello tecnico. Quindi, se tu, squadra, riesci a darmi delle garanzie a livello tecnico, è un conto. Se tu, squadra, non riesci a darmele, è inutile che te lo do al giocatore. Questo è un discorso che è stato fatto 40.000 volte. È inutile prendere i giocatori in prestito se poi non li fate giocare. Cioè, i giocatori in prestito vanno presi quando tu sai di poterli impiegare. Perché, ragazzi, ma perdonatemi, ma non ha senso prendere i giocatori degli altri, metterli in squadra e dire, vabbè, tanto non ti faccio giocare. Ma se tu prendi un giocatore, è perché effettivamente tu quel giocatore lo vuoi prendere. Ti serve quel giocatore. Allora, se ti serve, lo fai giocare. Cavolo, ma mi sembra di essere folle, no? Lo devi far giocare, e l'unica squadra che attualmente ha delle garanzie è la prima, ragazzi. Quindi, vediamo un po' quello che si evolve con Caio Jorge, come va la situazione di Caio Jorge, perché la situazione di Caio Jorge è da capire, perché innanzitutto bisogna capire come dal punto di vista fisico, le varie situazioni, insomma, vedremo. Fatemi un po' sapere nei commenti.